Recentemente un critico americano, Peter Brooks, ha pubblicato un libro dedicato ai personaggi di Balzac, alle loro vite che si intrecciano da un romanzo all'altro e anche alla vita dello stesso Balzac, appassionata e tormentata come quelle dei suoi personaggi. Sulla copertina del libro, che si intitola Le vite di Balzac, figura questa fotografia. Rappresenta la statua di Balzac a cui Auguste Rodin lavorò dal 1891 al 1898. Simile a un gigantesco monolite, la statua, che è in gesso, si staglia contro il cielo notturno nello spazio di una vasta campagna desolata. Di questa foto e delle altre che appartengono alla stessa serie sappiamo molte cose. Sono state scattate nella primavera del 1908, in una notte di luna, nelle vicinanze della casa di campagna dello scultore, a Meudon. Rodin aveva convocato a Meudon, per eseguirle, il fotografo americano Edward Stichen. Mentre aspettavano che il sole tramontasse, il vecchio scultore e il giovane fotografo si erano bevuti una bottiglia di champagne. Qualche giorno dopo, guardando le foto, che erano riuscite estremamente suggestive, Rodin diceva a Stichen: «Le vostre fotografie faranno capire al mondo il mio Balzac». Il monumento a Balzac, che doveva essere in bronzo, era stato commissionato a Rodin nel 1891 dalla Société des gens de lettres, la società dei letterati, che riuniva gli scrittori francesi e difendeva i loro interessi. Perché allora nel 1908 quella statua, finita ormai da 10 anni, non era nelle mani dei suoi committenti, ma dell'autore? Perché esisteva sotto forma di modello di gesso e non di monumento in bronzo? E soprattutto perché Rodin si poneva ancora il problema di farla capire al mondo? Per rispondere a queste domande dobbiamo risalire indietro nel tempo. Torniamo al 6 luglio del 1891. Quel giorno, grazie all'opera di convincimento esercitata dal romanziere Émile Zola, la Società dei Letterati aveva deciso di affidare a Rodin l'esecuzione di una statua in bronzo di Balzac. La statua sarebbe stata donata alla città di Parigi e avrebbe ricordato il romanziere in una strada o in una piazza di quella città così importante per la Comédie humaine. Gli inizi di questa vicenda sono all'insegna dell'euforia. Zola, che ammira profondamente tanto Balzac quanto Rodin, è felice di aver convinto i suoi colleghi. Rodin, sensibile al genio di Balzac, è entusiasta e si dispone al lavoro molto coscienziosamente. Se Rodin conosceva e ammirava l'opera di Balzac, sapeva però molto poco della sua biografia. Colmò subito la lacuna, affrettandosi a leggere tutto quello che riuscì a trovare sullo scrittore che era morto nel 1850. La gloria di Balzac era andata crescendo dopo la sua morte. Gli avevano dedicato belle pagine biografiche il poeta Théophile Gautier, che l'aveva conosciuto a fondo, e parecchi altri. E poi c'era un aristocratico belga, il visconte Spelberch de Lovenjoul, che aveva salvato dalla distruzione molti manoscritti del romanziere, aveva ricostruito la genesi delle sue opere e aveva raccolto una ricca collezione di documenti, anche iconografici. Dunque, nel febbraio del 1892, Rodin si mette in viaggio per Bruxelles e trascorre una giornata intera a casa di Spelberch di Lovenjoul. Più dei manoscritti e delle prime edizioni raccolte da quel grande studioso, lo interessano tutti i ritratti esistenti di Balzac. Lo intriga il saio monacale che lo scrittore indossava per lavorare e con cui lo aveva ritratto nel 1835 il pittore Louis Boulanger. Lo interessano le litografie, i pastelli, i daguerrotipi e perfino le caricature che rappresentano un Balzac tozzo, panciuto, molto ridicolo nelle sue pretese di eleganza. In questa fase iniziale del lavoro,
Rodin desidera più di ogni altra cosa avere il maggior numero possibile di documenti sull'aspetto fisico di Balzac. Questo desiderio di vedere Balzac, di cogliere la sua fisicità dal vivo, lo porta nel 1891 a fare una strana incursione nella città natale di Balzac, a Tours. Rodin spera di imbattersi in qualche abitante di Tours che presenti lo stesso tipo fisico dello scrittore. Una speranza del tutto infondata, perché se Balzac era nato a Tours, né suo padre né sua madre erano originari di quella città. La ricerca di Rodin, però, ebbe un esito positivo. C'era a Tours un vecchio sarto che aveva conosciuto di persona Balzac e conservava ancora le sue misure. E questo vecchio sarto segnalò allo scultore un suo conoscente che secondo lui somigliava a Balzac come una goccia d'acqua, un certo Estagé Carrettiere. Rodin convinse Estagé a posare per lui e ne abbozzò qualche ritratto. Somigliava davvero a Balzac quel robusto popolano di Tours? Forse sì, ci dicono gli abbozzi che gli dedicò allora Rodin. Ma negli sviluppi futuri del suo lavoro Rodin si sarebbe sempre più allontanato dall'idea di riprodurre le fattezze di Balzac per cercare invece di rappresentarne il genio e la forza. Nel 1893 il critico teatrale Francisque Sarcy andò a trovare Rodin e lo scultore gli confidò quella che era la sua ambizione. Voleva che il suo Balzac fosse immenso, dominatore, il vero creatore di un mondo. Ma come raggiungere questo risultato? Tra il 1893 e il 96 Rodin moltiplica le sperimentazioni in diverse direzioni, ma senza essere mai soddisfatto. Abbozza un busto del giovane Balzac ispirato a un ritratto del pittore De Verrières. Plasma studi di Balzac in redingot con il saio monacale e persino nudo. La sua indecisione mette in sospetto i dirigenti della Società dei Letterati. Gli hanno versato un lauto anticipo e temono che non riuscirà mai a finire il suo lavoro. Offeso per la loro diffidenza, nel 1894 Rodin deposita l'anticipo che ha ricevuto presso un notaio e si impegna a incassarlo soltanto alla consegna della statua. Ma il Balzac immenso e dominatore di cui vorrebbe fissare l'immagine continua a sfuggirgli. Émile Zola aveva descritto l'autore della Commedia umana come un eroico lottatore che si era battuto contro tutto, anche con lo stile, ed era uscito 100 volte vittorioso dalla lotta. Prendendo alla lettera questa metafora del lottatore, Rodin abbozza una serie di figure atletiche. Balzac è rappresentato nudo, e la sua corpulenza, che nelle caricature produceva un effetto comico, idealizzata diventa imponente, assume qualche cosa di michelangiolesco. Non è in questa direzione, però, che il lavoro di Rodin procederà verso la sua versione definitiva. Rodin sovrapporrà in una serie di esperimenti il saio monacale descritto dai biografi ai nudi michelangioleschi che ha abbozzato. E così lentamente si avvicinerà a quello che è il suo Balzac, una figura lineare e possente, stilizzata all'estremo, che prende forma definitivamente nell'agosto del 1896. Il poeta Rilke, che di Rodin era stato segretario, in un saggio del 1905 ha descritto meglio di chiunque altro il processo di questa creazione. Vi leggo la sua pagina, che merita di essere citata quasi per intero. La visione di Rodin continuava a maturare lentamente, da una forma all'altra. E finalmente egli lo vide. Vide una figura imponente che allungava il passo con forza e che avrebbe perso ogni pesantezza nel volteggiare ricadente del suo mantello. Era Balzac nella fecondità della sua sovrabbondanza, il fondatore di generazioni, il grande dissipatore di destini. Era la creazione stessa che si serviva della forma di Balzac per diventare visibile. L'arroganza della creazione, la sua fierezza superba, il suo delirio, la sua ebbrezza.
così ricche. Ma quando, nella primavera del 1898, la statua di gesso alta 3 metri fu finalmente esposta all'esposizione annuale che era il grande evento della Parigi artistica, il Salon, furono in pochissimi a comprenderne il valore estetico e la portata innovatrice. La apprezzarono Cézanne, Manet, Mallarmé, Oscar Wilde e qualche critico, ma tra il pubblico e tra i giornalisti prevalse l'impressione che si trattasse di un abbozzo informe. La stilizzazione della forma operata da Rodin venne scambiata per incompiutezza. Il 2 maggio un giornale umoristico, Gil Blas, riportava i crudeli commenti degli spettatori. E sarebbe Balzac quello lì. Ma che è una foca? È un rospo chiuso in un sacco. È un pupazzo di neve, vestito con un accappatoio e le sue maniche vuote fanno pensare a una camicia di forza. Con una lettera a Rodin, la società dei letterati rifiutò di riconoscere Balzac nella statua esposta e annullò l'acquisto. Rodin perdeva così non soltanto il compenso per il suo lavoro, ma anche i mezzi per realizzare la fusione in bronzo della statua, che sarebbe rimasta allo stato di modello di gesso. L'umiliazione fu terribile per l'artista, che in seguito avrebbe affermato di vedere in quella statua il fulcro stesso della sua estetica. Dopo il rifiuto della società dei letterati, però, arrivano a Rodin diverse proposte di acquisto e un gruppo di artisti e di ammiratori apre una sottoscrizione per realizzare la fusione in bronzo della statua e trovarle una degna destinazione. Rodin, profondamente ferito, rifiuta però ogni offerta e tiene per sé la statua, trasportandola nella sua residenza di campagna. Rodin morirà nel 1917. Soltanto 14 anni dopo la sua morte, nel 1931, viene eseguito il primo esemplare in bronzo del suo Balzac. Altri ne vengono eseguiti nel 1935 e nel 1936. Uno trova posto al Museo Rodin, un altro viene collocato il 1 luglio del 1939 all'incrocio tra Boulevard Raspail e Boulevard Montparnasse. La statua di bronzo che ancora oggi si trova lì corrisponde all'intenzione originaria dei committenti. Nel cuore della Parigi moderna ricorda il romanziere che ha posto il mito di Parigi al centro della sua opera. Corrisponde inoltre al progetto artistico di Rodin, lo porta a compimento. Era in funzione del monumento in bronzo che il modello in gesso era stato realizzato a suo tempo. Eppure, nonostante tutto, non è contemplando il Balzac in bronzo che domina il traffico di due grandi boulevard che si percepisce veramente tutta la suggestione di quest'opera singolare. Torniamo alle foto di Stichen dalle quali siamo partiti. È da queste fotografie che ritraggono il modello in gesso nella campagna di Meudon che emerge con più forza tutta la modernità e tutta la poesia che Rodin ha saputo infondere nel suo capolavoro. Il giovane fotografo che trasformò la statua di Balzac in una sorta di sfinge o di inquietante menhir la rivelò forse al suo stesso creatore. E nella solitudine notturna che la circonda in queste immagini più che in qualunque altro contesto, l'opera di Rodin riesce a esprimere insieme l'energia dell'autore della commedia umana e la solitudine cui lo condannava il suo pessimismo lucido e doloroso. Grazie.